Buona serata a tutti e buon 1º maggio al mondo dei lavoratori e a tutti gli italiani e diciamo anche perché oggi è la giornata mondiale del lavoro, della dignità e della vera onestà, speriamo ancora che ci sia nel mondo. E così auguriamo anche a quelle persone che sono venute dall'aldilà e speriamo che si mettano a lavorare e non a farsi mantenere da noi, perché veramente vorrei salutare tutti con una grande cordialità e una grande serenità per questa nostra non vera, ma diciamo dirigente in certi casi, Costituzione. Salutiamo anche quelle persone che delle volte, diciamo che da anni che ci fanno mantenere con delle storielle e delle falsità non adatte a questo mondo. Salutiamo anche il presidente Giorgio Napolitano che in tanti anni è sempre stato presente nelle cerimonie del 1º maggio. Ringraziamo anche coloro che sono intervenuti in questi giorni e in queste ore per dare la medaglia alle persone che hanno lavorato forse nel bene e nel male. Speriamo che abbiano lavorato nel bene, non nel male. Salutiamo anche il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, il presidente della Federazione dei Maestri del Lavoro d'Italia, il presidente dell'Associazione Nazionale Senior d'Azienda. È vero anche che in questi giorni hanno fatto delle strane ma vere considerazioni che forse meritano di essere sviluppate con impegno nello spirito veramente di una grande comunione e partecipazione per le sorti del nostro paese. Ieri sera ho sentito una brava ragazza del Partito Democratico, adesso il nome non lo so perfettamente pronunciare. È quella persona che ha due nomi, i nomi delle sue nonne care, e ha parlato veramente molto bene e sarebbe veramente di avere un grande confronto con la Meloni, perché a noi lo stretto di Messina, a noi non ce ne frega niente, però i soldi per lo stretto di Messina li ha trovati, per i lavoratori non li ha trovati e forse il bonus verrà dato nel 2025 a gennaio, quando i soldi servono ora, non domani. Ma i soldi serviranno sempre nel nostro futuro e nella nostra grande salvezza e per la nostra grande dignità del lavoro. È vero che in questi anni sono morte tante persone, ma ancora oggi non si cerca di fare delle proposte per questi infortuni sul lavoro, per queste negligenze e per questi fatti analoghi che da anni si stanno svolgendo. Vorrei anche congratularmi con quelle persone che ancora oggi non hanno ricevuto le stelle al merito del lavoro, ma tanti riconoscimenti che hanno rappresentato il coronamento di storie vita, di sacrifici e speranza che hanno contribuito a rendere migliore forse non un'intera comunità, ma una bassa scadenza e una bassa equazione di queste persone che veramente non tutti hanno preso questa attestazione di validità di questa grande medaglia, questa grande soddisfazione per questo grande progresso civile. Il 1º maggio dovrebbe essere anche una festa della nostra democrazia. È la nostra Costituzione dove pone il lavoro e fondamento della Repubblica. Per
perché considera la persona la sua libertà, la sua partecipazione creativa, il suo sviluppo integrale, che sarebbe veramente il perno della società, come questo grande centro dell'ordinamento, come misura di una grande regola e di tante regole del mondo. Vorrei dire che potremmo, ma non siamo, orgogliosi della nostra Carta Costituzionale, né ricordiamo gli anni di questa entrata in vigore di questa Carta. Però ce la stiamo assumendo come una costante sollecitazione per superare gli ostacoli che si continuano a frapporsi a una piena affermazione del diritto del lavoro, a un buon lavoro. Il lavoro consente di vivere con dignità, di contribuire al benessere di tutti, di passare il testimone della vita alle generazioni future. Ma quali generazioni? Come ogni buon diritto contiene anche doveri. Questa sarebbe la connessione che ci rende partecipi del bene comune. Senza l'integrazione fra diritti e doveri, dove si possono diffondersi egoismi, diffidenza, sfiducia, emarginazione. Vorrei desiderare per manifestare in questa giornata la mia grande solidarietà e il mio grande sostegno a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro e quanti vogliono intraprendere un lavoro, a coloro che soffrono per averlo perduto, a chi ha occupazioni precarie o parziali e non per propria volontà. Soprattutto intendo esprimere vicinanza e incoraggiamento ai giovani. Non possiamo fare a meno del loro lavoro, della loro passione, della loro intelligenza, della loro maggiore sintonia con le straordinarie trasformazioni che segnano il nostro tempo. Ai giovani che oggi saranno al concertone a Roma, sotto quella piazza e sotto quella pioggia che sta ancora diluviando, voglio rivolgere ora il mio saluto cordiale e il mio grande augurio caloroso. La crescita del lavoro e la sua qualità, così essenziali al tenore di vita e alla capacità di competizione del paese, restano necessariamente centrali per ogni strategia di governo. Il lavoro è la priorità avvertita dalla stragrande maggioranza dei nostri grandi concittadini. Le istituzioni sono chiamate a fare la loro parte. Tuttavia, il lavoro non dipende soltanto da scelte dell'autorità pubblica. Il lavoro è la risultante di spinte economiche e sociali molteplici, ancora più di un sistema interdipendente come il nostro. È importanza decisa riveste il coraggio di intraprendere, di investire, di innovare. Una lezione importante che nasce dall'esperienza testimoniatami di recente dal padre del microcredito, Mohamed Yanus, nel corso di un incontro che ho fatto in questi giorni a Roma. L'impresa crea lavoro, per questo va curato il contesto di cui essa vive, in modo che migliori le sue, le nostre, le vostre capacità e renda più ampie queste grandi opportunità. Ci accorgiamo oggi di come il valore sociale dell'impresa, delineato e indicato dai nostri costituenti, stia assumendo nuovi e più intensi significati. Vorrei dire
che abbiamo bisogno di un'Italia, di una vera espansione per una grande attività economica. Sebbene siamo un passo più moderato rispetto a quest'area euro, dove ancora oggi, con gli sbagli fatti da coloro potenti che noi abbiamo votato o che si sono votati per suo conto, oggi siamo in una fase caliente. Si è aperto in Europa, peraltro, qualche segnale e troppo di rallentamento. Abbiamo bisogno in Italia di nuovi cuochi, abbiamo bisogno in Italia di nuove persone. Tuttavia la previsione di crescita è sempre bassa. La nostra economia non sta andando per nulla. Sono mesi che stiamo andando a tracollo. Siamo tutti preoccupati per le conseguenze delle possibili chiusure delle fabbriche. Siamo preoccupati per le guerre commerciali. Siamo preoccupati per le guerre che ci sono nel mondo. Dovremo capire di riaffiorare di una presunta autosufficienza economica, di un anacronistico nazionalismo economico che ha procurato in passato, ancora oggi, tante gravi conseguenze. Qui a Cremona tante persone che lavorano da arvedi sono state fortunate, perché non solo hanno ancora una busta paga, ma non solo, prossimamente tutte le sere andranno al cinema, perché visto che il presidente Giovanni Arvedi ha comprato la sala Tognazzi del centro di Cremona e molto probabilmente darà biglietti alle famiglie dei suoi dipendenti per mandarli tutti al cinema tutte le sere. Una sera si vedrà Fernandel, un'altra sera si vedrà Don Camillo, un'altra sera si vedranno le grandi esperienze delle sue aziende agricole, un'altra sera si vedranno le nuove aziende dove si produce l'acciaio green, un'altra sera farà vedere le mucche, un'altra sera farà vedere le stalle e via via facendo, così la gente capirà. Ma il problema ancora più importante è cercare di fare una mensa che sia logica, che sia competitiva per farla mangiare bene ai suoi dipendenti. Non lo dico per l'interesse nazionale, ma lo dico per una grande realtà. Lo dico per quest'Italia, che si alzino nuove barriere tra tanti stati, che si mangi piuttosto bene, che si comincia ad avere un po' di felicità, a produrre e fare figli nel mondo italiani, perché qua si continua a fare figli di altre persone che vengono da di là e noi li manteniamo. Mi diventa sempre più difficile, non più evidente, che per assicurare un andamento positivo a una grande economia, inevitabilmente globale, bisogna renderla più inclusiva attraverso riforme che diano speranze a tutti e a partire da chi è più debole. Bisogna anche imparare a studiare, a una scienza migliore per una scuola migliore e per una grande medicina. Anche all'interno del nostro paese la crescita dell'economia con il conseguente prezioso aumento dell'occupazione, speriamo, non è ancora riuscita a cancellare quell'area della povertà e quella forbice delle diseguaglianze che la lunga crisi ha drammaticamente allargato. Noi pensiamo allo stretto di Messina, ma a me cosa me ne frega? Anche perché i soldi per lo stretto ci sono, per i nostri lavoratori, i nostri poveri ragazzi, per questa grande povertà che ancora esiste in Italia, non ci sono. Glieli daremo un giorno, chi lo sa. Parliamo di bonus. I bonus per gli italiani non ci sono. I bonus sono sempre per gli altri. Parliamo prima dell'Italia, ma quale Italia? L'Italia dei poveri.
L'Italia non esiste, perché qua si dà sempre agli altri, non come ha detto Salvini, prima agli italiani. Vorrei rispondergli una brutta parola, ma non posso. Gli indici positivi raggiunti costituiscono dunque un'occasione per la nostra grande comunità. Una sfida a fare sempre meglio, nella consapevolezza che i divari sociali, siano essi territoriali, generazionali, di genere, costituiscono un prezzo sostenibile per il nostro Paese. Dobbiamo trarre forza dai traguardi parziali raggiunti, a partire dall'espansione dei livelli occupazionali, che è proseguita anche nei primi mesi del 2024, ma non ci si può sfuggire che la disoccupazione dei giovani è ancora troppo elevata, che è assurda la mancanza di lavoro a proporzioni inaccettabili, che l'occupazione femminile, benché dicono che in crescita, resta sensibilmente inferiore rispetto alla media dei paesi dell'Unione, e questo comporta un grave deficit di qualità e di competitività e di giustizia per l'Italia. Molto seria è la condizione delle persone sottoccupate, come evidenziato anche dalla BCE. Si tratta di lavoratori che, oltre ai salari più bassi, tendono ad avere minori tutele. Sulla precarietà del lavoro occorre intervenire con politiche adeguate e lungimiranti, compresa una protezione sociale più ampia e mirata alla grande riqualificazione. Vi sono lavoratori che, per le caratteristiche del lavoro e del loro contratto, non guadagnano a sufficienza e faticano a mantenere se stessi e la loro famiglia e le loro famiglie. Il lavoro richiama il tema della sicurezza sociale, del welfare, che va continuamente adeguato ai nuovi bisogni per poter assicurare un concreto. L'universalità dei diritti dei cittadini, la proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali avvenuta a Göteborg e nello scorso mese di novembre, è un'occasione importante per rilanciare il ruolo dell'Europa e con essa la collaborazione tra le parti sociali. Per giungere a una crescita più equilibrata, il pilastro europeo mira a pari opportunità nell'accesso del mercato del lavoro, a condizioni di lavoro eque, a una protezione sociale che sia in grado di prosciugare il bacino della disoccupazione e sappia favorire l'inserimento attraverso formazione e incentivi. Nella dimensione europea, i lavori, i servizi e la solidarietà sociale possono diventare traguardi più facilmente raggiungibili. L'Europa, l'Unione, è in grado di svolgere un ruolo cruciale investendo in beni pubblici europei, infrastrutture, ricerca, innovazione, protezione dell'ambiente, sicurezza. In questa direzione trova una straordinaria opportunità per riscattarsi dalla debolezza tante volte avvertita dai cittadini. Desta allarme la sequenza, purtroppo continua, degli incidenti mortali nei luoghi di lavoro. Il nostro pensiero va innanzitutto alle vittime e al profondo dolore dei loro familiari, a cui esprimiamo una sincera vicinanza. Anche nelle settimane recenti abbiamo pianto. I vigili del fuoco morti a Catania durante un intervento di soccorso, gli operai deceduti per un'esplosione al porto di Livorno, i lavoratori dell'azienda di Treviglio e quella di Crotone, e tanti altri casi come quella della acciaieria Albedi, ancora freschi. La sicurezza sul lavoro è un tema di civiltà che non intendiamo e non possiamo trascurare, e rappresenta un impegno a cui le istituzioni non verranno meno. Vogliono essere una testimonianza sentita anche alle stelle del merito, anche alle stelle del merito del lavoro, che ho appena ho avuto l'onore di consegnare queste persone che hanno consegnato, se vedete in televisione oggi, hanno consegnato tante medaglie alla memoria di queste persone decedute sui posti di lavoro. Al di là delle statistiche che segnalano un numero sempre molto alto degli incidenti e delle malattie professionali, se anche una sola persona perdesse la vita sul lavoro o fosse costretto a gravi menomazioni, sarebbe comunque una tragedia intollerabile,
Questi eventi sono causati da circostanze che possono e devono essere evitate. Questo richiama veramente la responsabilità di tutte le parti. La prevenzione degli incidenti va rafforzata con investimenti sulla sicurezza e con controlli efficaci che superino gli aspetti formali e assicurino risultati concreti per la garanzia della sicurezza della persona. È stata veramente una grande parata Roma dei nostri sindacati e di tutti i sindacati del mondo. Vorrei così dedicare veramente questo 1° maggio di quest'anno al tema della salute e della sicurezza nei luoghi del lavoro, a un buon stipendio, a qualche ora di meno per tutti e veramente chi ha la mensa che ci possa mangiare bene e avere veramente questo incentivo in busta paga per tutti i lavoratori e per tutte le forze politiche e anche per i pensionati che non stanno prendendo nulla o poco. Saluto tutti, anche le organizzazioni sindacali e tutti coloro che mi stanno ascoltando, perché veramente il lavoro sta cambiando e ci impone di essere all'altezza di una nuova domanda di sviluppo e di giustizia. La crescita dovrebbe essere sostenibile, dovremmo rispettare l'equilibrio della natura, ma anche se rispetta l'uguaglianza tra le persone e la coesione delle grandi comunità. Il lavoro che cambia richiede un'armonia maggiore con i tempi di vita, richiede che anche il lavoro di cura venga trattenuto e tenuto nella giusta crescente considerazione, perché qua bisogna mettersi a un tavolo, bisogna parlare, bisogna discutere e bisogna far crescere lavoratori, pensionati, ammalati, disabili, ma tutti nel mondo. Bisogna aiutare anche i poveri, la gente che sono negli ospizi, che hanno lavorato per dare loro una grande felicità, una grande gioia, una grande serenità e una grande amicizia di uguaglianza per tutti. Non mancano ancora difficoltà per questo nostro cammino. Tuttavia, dove c'è il senso di un destino comune da condividere, dove si riesce ancora a distinguere il bene comune dai molteplici interessi di parte, il Paese può andare incontro con fiducia al proprio domani. Auguri a tutti e buona serata e buon 1° maggio a tutti. Salutiamo Andrea, Roby e tutti quanti che sono in collegamento. Salutiamo anche Putin che vediamo che ci sta salutando per non una nuova guerra, ma per una pace nel mondo, per una vera sanità, per una vera tranquillità, per un buon destino ai nostri lavoratori, per una sicurezza sul lavoro e per tutto il mondo, che sia veramente pace, pace, pace. Buon appetito e buonanotte a tutti da Giovanni Digiuni. Ciao a tutti, Presidente di Futura. Buonanotte.